Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. E agghiacciante. Allora, voglio precisare. Ma Juve spalle 2-0. Voglio precisare. Io non so se io sento già campana a festa. Ho sconsigliato lo scudetto. Parliamo della prima della partita. Sì, poi fine campionato. Allora, io voglio precisare una cosa. 2-0. Gol del Mozzarellone. La palla è stata pure deviata, se non sbaglio. No, ha fatto un bel gol. Dai, vabbè, un bel gol, vabbè, comunque diciamo, sì. Fa un bel gol. E poi il gol di Ronaldo. Di testa. Che per l'anno scorso non valeva, però. No. Sembra che valga, invece. E abbiamo dominato la spalla, vabbè. Vabbè, ma era Madrid o la spalla? La spalla, vabbè, comunque io ancora... Questa Juve non ci convince, ragazzi. Ancora a me non... Vabbè, convince. Però... Non ci convince. E non perché non abbiamo fiducia, non abbiamo fiducia nella come è stata costruita. Come è stata costruita? Da quell'incompetente che ancora non si è dimesso. Chiariamo una cosa. Non si è dimesso. Chiariamo una cosa. Ma perché non si dimette? Chiariamo una cosa. Noi non ce l'abbiamo contro Sarri, eh. Ce l'abbiamo contro la società che ha messo una squadra Sarri nelle migliori condizioni. Ha dato una squadra a Sarri. Monca. Una squadra monca. Che non c'entra nulla. Non c'entra nulla con Sarri, sta squadra. Non si incastra col suo gioco, purtroppo. Col suo calcio non si incastra. Oh, quindi servivano. Quindi a gennaio, ripetiamo sempre la stessa cosa. Aspettiamo questi giocatori a centrocampo. In attacco segna solo Ronaldo. Non segna i nostri attaccanti. Non segna. Ah, che scandalo poi Bernardeschi. Io non voglio parlare di Bernardeschi. Chiudo subito il discorso. Apro e chiudo Bernardeschi, sì. Non posso neanche parlare di un giocatore così, quindi cioè, che scandalo. Bufala, non prima segnava almeno qua. Allora, neanche con la spada segna questo, non segna mai. Questo ruba lo stipendio, quindi, numero 10. Cioè, purtroppo. Abbiamo detto, serviva un grande Toppei in attacco. Affiancato a Ronaldo, serviva uno più forte di Dybala. Non nessuno, a parte Ronaldo, perché Higuain in fase calante. No, però ti devo dire una cosa, il meno peggio, che gioca meglio a fianco a Ronaldo, bisogna dire Higuain, il meno peggio. Però abbiamo dire. Ha perso Smalto davanti, non è veloce, è attivo ormai. Però si trova, l'unico che si trova meglio è Higuain. Cioè, viva un grande attaccante, non abbiamo un giocatore davanti, non l'abbiamo preso, e adesso... Siamo attaccati, speriamo che non venga raffreddore a Ronaldo, se no se non si... Sì, no, giradischi bisogna... Quindi facciamo piazza pulita a gennaio di sta gente qua, giradischi... Ancora quel bloccone di Betancourt, ancora quel bloccone... Oggi è entrato quello là, tutti lo sanno, un giocatore inutile, che si fa notare solo quando viene ammonito, per i falli che fa Betancourt, un giocatore inutile che non sposta neanche la sedia, non sposta nulla. Quindi... Basta esaltare questi giocatori come Dybala, Betancourt, che non spostano mai nulla. Ma vinciamo 2-0. Questa 0. Partita dove Matuidi ha fatto quel terzino, mancava Alessandro, Danilo. Giocavamo contro Valdifiore e Petagna. Vabbè. Ci siamo adattati oggi, dai, una partita. Un bel allenamento, ma. Che dobbiamo commentare, ragazzi? Le partite scontate. La partita più seria sarà martedì, questo è un allenamento. Adesso però, quindi martedì vogliamo almeno un 3-0 facile, sarebbe il minimo, sappiamo che adesso gente dirà ma la Champions, il Barcellona e il Real Madrid non giocavano, ragazzi, in casa, ragazzi, queste partite se le mangiavano, se oggi, le sbranavano. Oggi non è spiegato che ci si è allenato, oggi va stato un riscaldamento. Vogliamo almeno un 3-0, non i soliti. Sarebbe il minimo, cioè, quindi, ripeto, la vittoria 2-0 sarebbe da criticare. Quindi mi raccomando, quindi, martedì ci vuole un CR7 che segni, speriamo in Champions, perché quest'anno non riesco mai a innescarlo come si deve, solo coi cross se innescarlo. E chiudiamo con la frase storica, ripetiamo sempre quella frase perché mi sta tartassando il cervello. Nel caffè ci vuole lo zucchero, se tu metti il sale, questa Juve è un caffè col sale, troppo così. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.